buonasera a tutti, benvenuti a Incontri Senza Censura, Libreria La Bassanese. Io ringrazio Cristina di, in qualche modo, di aver partecipato, poi vi racconto cosa in realtà cosa è successo, e grazie allo scrittore Alessandro e giornalista, insomma Alessandro Daltron, che con noi collabora, amico di famiglia, nel fratello. Senso, fratello, esatto. E insomma vogliamo fare una bella serata intensa. Cristina quest'estate, passando di qua in libreria, mi dice: Marco, sai che sto scrivendo, e è una cosa che insomma che ti piacerà molto. E io ho detto: ma che cos'è, che cosa è? Non te lo posso dire. E gli ho detto: Cristina, però me lo devi dire, no, nel senso che io devo impostare una rassegna. Non si può. Però fidati, e così mi sono fidato, ed è venuto fuori veramente un bellissimo connubio. Grazie Cristina, buona serata. Grazie. Io vorrei chiedere a Cristina in apertura come è nata l'idea, nel senso che all'inizio del libro sono citati due nomi di ragazza, Stella e Marta, se non sbaglio, e dici che sono state loro la tua ispirazione. Allora vorrei che ci raccontassi un po' com'è andata, cioè come la genesi, come la scintilla creativa. Allora, intanto buonasera a tutti e a tutte, e grazie a Marco e grazie a te di aver partecipato. E com'è nato? È vero, è nato dall'abbraccio tra Stella e Marta, però diciamo che c'è qualcosa che si inventava, no? Che si è diventato prima. A me capitava ogni tanto di incontrare, di conoscere, io sono una che se va in treno chiacchiera con quelli di fronte, se va in aereo chiacchiera con gli estranei che poi diventano amici a fianco. Poi girando molto per le scuole con Non lo faccio più, chiaramente si parla di violenza, di stupro, di violenza, di relazioni, d'amore, di gelosia, a volte si parla anche di omosessualità. Io mi sono resa conto, con un po' di stupore, che anche i ragazzi che magari sono più informati, più evoluti, più attenti, spesso, soprattutto in provincia, nei piccoli centri, affrontando il tema dell'omosessualità, facevano un passo indietro. Sentivo frasi, mi è capitato di sentire frasi, insomma, da ragazzi di 17-18 anni, che stupiscono, perché sembrano cose uscite dai nostri nonni quasi ancora. E quindi questa sensazione di arretratezza su questo tema, di necessità di esplorarlo di più, di parlarne di più, sicuramente è maturata in questi due anni. Fatto sta che due anni fa ero all'Università di Milano, ho fatto un corso come allieva, avevo due compagne di corso molto innamorate, avevano 22-23 anni, sempre molto tenere, sempre per mano, sempre a farsi una coccola nei momenti di pausa, e un giorno davanti alla macchinetta del caffè, in corridoio, si danno questo abbraccio tenerissimo, e io chiedo a loro: voi da quanto state insieme? E loro mi dicono: 7 anni. Dico: 7 anni? Cioè, dico, eravate delle bambine? Sì, ne avevo 15, ne avevo 16. Ecco, quel giorno io mi sono detta: ma sai che è? Che la scrivo io una bella storia d'amore. E così è nata, e poi la prima vacanza successiva al mare, con calma, ho cominciato a costruirla. E le tue protagoniste sanno che sono finite nel libro? Sanno. Quando io appunto ho deciso che avrei preso spunto da questa bella storia che è nata sui banchi di scuola, e che poi appunto loro stavano cercando casa insieme a Milano, frequentando l'università entrambe, ho detto loro che avrei avuto piacere di raccontare una storia, e abbiamo fatto una pizza in cui loro mi hanno raccontato alcune cose, alcuni aneddoti del libro sono tratti da cose che loro hanno vissuto, e così c'è stata questa pizza e poi qualche telefonata per qualche chiarimento, e ieri a Milano una di loro è venuta anche alla presentazione, quindi sono stata molto contenta.
potete applaudire ogni tanto, non costa nulla. E poi vi scaldate, facciamo un po' di ginnastica. Allora, queste due ragazze le hai viste a Milano, però la storia è in larga parte ambientata a Bassano del Grappa, che è una città che viene sia citata più volte, sia descritta in alcuni angoli, in alcuni scorci. Ecco, come mai la scelta di questa ambientazione, se vuoi un po' provinciale, ma non con un'accezione negativa, no? Probabilmente una storia del genere, se Francesca fosse stata in una grande città, avrebbe avuto forse un'evoluzione diversa, o forse no. Non so se ti sei mai chiesta questa cosa, e se ti sei chiesta invece perché hai scelto comunque una città piccola, di provincia, insomma, con tutto il rispetto, per questa storia. Ma ho scelto Bassano perché è la mia città, e quindi dovendo scegliere un luogo da descrivere con uno sguardo bello di ragazza innamorata, perché durante la stesura soprattutto dei mesi più di lavoro più intenso, avevo anch'io 16 anni, giravo con quest'aurea adolescenziale, potendo parlare di una città da esplorare insieme in un momento come quello che si racconta, insomma, della nascita di un grande amore, mi è venuto naturale ambientarlo a Bassano, che è casa mia. Poi la scelta invece della Puglia mi è venuta perché volevo un amore a distanza, volevo un amore che nascesse piano piano. Oggi abbiamo la rete, quindi è possibile che nascano storie splendide anche attraverso la rete. Non tutto ciò che nasce in rete è effimero e così frivolo, nascono davvero storie importanti, quindi mi piaceva fare una storia a distanza. Io amo molto la Puglia, sono stata spesso in questi due anni in Puglia anche a presentare i libri, è uno dei luoghi dove c'è una grande accoglienza, alla fine sono tutti amici, poi le persone che incontro diventano parte, c'è una continuità, no? Diventano parte delle mie relazioni. Adesso ci tornerò al 12 di novembre, e quindi volevo omaggiare anche la Puglia, perché è una terra che mi accoglie sempre molto, molto bene. Sì, poi il fatto di scegliere gli antipodi, no? Bassano e Bari, ha permesso anche di far sviluppare diversamente questo, cioè come viene vissuto questo amore dalle rispettive famiglie, no? Nel senso che la famiglia pugliese all'inizio, vabbè, un po' la madre di Giulia è un po' sorpresa, però alla fine, insomma, mi pare di capire, la prende anche bene. Mentre il problema l'abbiamo più al nord, dove quando viene annunciata questa preferenza amorosa, sessuale, la famiglia di Francesca non la prende molto bene, tutt'altro. E tu, per raccontare questo approccio, questa reazione della famiglia, ti sei ispirata, cioè hai costruito di fantasia o hai indagato delle storie reali? Perché è una progressione molto interessante, no? Che tu descrivi, quindi dall'inizio alla chiusura, poi far finta che non sia stato detto nulla, poi fare qualche battutina, cioè c'è una progressione dopo la rivelazione di Francesca alla sua famiglia, quindi volevo capire se l'avevi immaginato tu, se era qualcosa... No, appunto ti dicevo, è quello che è il mio bagaglio di conoscenza, delle confidenze raccolte, di qualcosa che mi hanno raccontato queste ragazze, non tanto delle mie coetanee lesbiche o dei miei coetanei omosessuali, perché tra i miei coetanei pochissimi hanno fatto coming out in famiglia allora, quindi ancora adesso si ritrovano con i genitori che non sanno nulla delle loro storie sentimentali. Però nei ragazzi più giovani, 20, 30 anni, c'è una specie di denominatore comune, no? C'è sempre questo, c'è un impatto, nella maggior parte dei casi c'è un impatto molto duro. Poi c'è il momento di assestamento e poi c'è una sorta di armistizio in cui si dice ok, accettiamo, con un'accezione che ha a che fare un po' con la sopportazione più che con l'accoglimento, e che in realtà è una falsa accettazione, quindi raramente c'è lo scatto successivo, che è quello che poi invece Francesca pretende a un certo punto, che è la condivisione della felicità, che è ben altro che accettare e tollerare. Ecco, prego. Infatti Francesca a un certo punto dice, esasperata, voglio solo essere felice, no? Come se
le fosse negata questa possibilità solo perché ha fatto una scelta diversa da quella che hanno fatto i suoi genitori, no? Ti capita spesso, non so, quando vai nelle scuole, di sentirti confessare questo tipo di frustrazione, cioè il fatto di, da parte dei giovani, di fare delle scelte diverse da quelle che hanno fatto i loro genitori, in campo sessuale, ma in qualsiasi campo lavorativo, e di trovare questa resistenza? Cioè, è una cosa diffusa, è un fenomeno diffuso. È tantissimo. Nelle scuole, personalmente, non c'è mai qualcuno che mi dice, che alza la mano e dice io sono lesbica o io sono gay. Di solito chi alza la mano, chi dice qualcosa, è per dire che c'è qualcosa che non va, che quella cosa lì devono farla a casa loro, insomma, cose di questo tipo che appunto anche in bocca ai ragazzi fanno un certo effetto. E invece poi ci sono i messaggi privati che arrivano. Ieri sera, per esempio, sono uscita dal Palazzo Milano dove ho presentato il libro, erano le 21 circa, sono salita in macchina, c'era un messaggio su Facebook di una ragazza di Pistoia che aveva letto il libro e che le era piaciuto tanto, mi faceva tanti complimenti, mi hanno scritto un papiro dicendo che si era riconosciuta proprio nella confusione, nel dolore, nel dirlo ai tuoi, nella fatica di farglielo digerire, nel sentirsi, ha usato questa espressione, nel sentirmi fuori posto in una casa che non era mia, perché anche lei dice quando vado a casa della mia ragazza, lei ha detto che sono 2 anni che si è riconosciuta lesbica e ha questa relazione, che si sente fuori posto quando va a casa dei genitori della ragazza. Quindi questo sentirsi fuori posto è un'espressione terribile, no? Terribile, perché vuol dire sentirsi fuori posto un pochino tutti i giorni, ed è una cosa straziante, no? E poi mi diceva che ha iniziato a scrivere, perché anche lei vuole raccontare qualcosa, e quindi non ci perderemo di vista, perché chi lo sa, magari poi tra un po' avremo le sue pagine da qualche parte da sfogliare. Però ecco, questo riconoscersi è molto forte. Un'altra ragazza, per esempio, di 19 anni, di Bergamo, mi ha scritto 10 giorni fa, appena uscito il libro, l'aveva letto, e anche lei mi ha scritto, ma scusa la domanda, ma tu sei lesbica o etero? Perché mi ha detto, io ho detto sono etero, però tra parentesi, fino ad ora, lo sa. E lei mi scrive, no, perché come hai fatto a descrivere la scena d'amore? E allora io le ho risposto, perché anch'io ho fatto l'amore nella mia vita, faccio l'amore nella mia vita, quindi ecco, ci sono delle relazioni diverse, però anche lì c'era il riconoscersi nella difficoltà di dirlo in famiglia. Anche questa ragazza, poi parlando, mi ha detto che lei mi ha raccontato il suo coming out, ed è una specie di denominatore comune. Raramente, cioè, ci sarà anche qualche genitore che dice ok, va tutto bene, anzi siamo contenti. Però soprattutto nei centri più piccoli e credo anche in una città come Bassano, la difficoltà che hanno gli adulti è veramente grande, perché quando si tratta di parlare in generale dell'omosessualità degli altri è tutto facile. Quando invece poi ti tocca personalmente ci si accorge che è più difficile del previsto a volte. Tu hai accennato al fatto che c'è una scena forte, noi per contratto dobbiamo dirlo, così voi comprerete il libro per leggere questa scena di sesso molto, molto torrido, giusto? Perché, insomma, crea un po' di curiosità questa cosa. Però c'è un episodio che forse voi, anzi sicuramente non sapete, anche perché l'ho appreso anch'io poco fa, e cioè che questa scena passionale d'amore avrebbe dovuto non comparire per volontà dell'editore, nel senso che sembrava una cosa un po' troppo forte. Vuoi raccontarci come è andata? Sì, c'è stato un tentativo di censura, cioè quando è stato letto il libro mi è stato detto ecco, magari questa scena la togliamo e ci fermiamo ai baci. E lì ho detto, ma scusate, se vogliamo dare ai ragazzi una storia d'amore, siamo nel 2014, non possiamo non includere il sesso, perché il sesso fa parte della relazione d'amore, quindi mi sembrava veramente assurdo, anche perché è una scena d'amore delicata, come l'amore la prima volta tra due adolescenti, e quindi
mi sono impuntata e alla fine la scena è rimasta. Però quello che io avevo detto quel giorno era che secondo me le perplessità venivano dal fatto che fosse una scena tra due ragazze, che no, perché ho detto se fosse stato un maschio e una femmina probabilmente non avreste contestazioni, e secondo me questo, nonostante avessero negato, era un po' vero, perché c'è sempre quel però poi, no, che esce anche durante gli incontri del va tutto bene, i diritti di tutti, rispettiamo tutto e tutti, però quando si parla di sessualità o di affettività c'è ancora qualcuno che ti dice mi fa un certo che vedere, immaginare, no? E allora secondo me quel tentativo era proprio dovuto a questo però che da qualche parte c'è comunque. Allora io direi di leggere adesso un brano del libro, così entriamo un po' nel mood, quindi chiederei ad Anna Branciforti di leggerci il primo pezzo. Sì. Sì, sì. Dopo spieghiamo, sì. Cerca di sentirsi libera, Francesca. Ma è solo una ragazza disperata che sbanda mentre guida e fatica ad asciugarsi le lacrime sotto il casco. È un pianto inutile. Nessun sollievo nel cuore, solo un intreccio di rami nodosi e senza radici, inestricabile. Sta in giro più di un'ora e quando rientra l'auto del padre non è più nel box e sua madre non riesce a spiaccicare nemmeno un ciao. Arriva un sms di Beatrice. Non sei più mia sorella. Complimenti per aver fatto a modo tuo. Francesca non le risponde. Che altro modo c'era? L'hanno cresciuta insegnandole che bisogna dire la verità e l'aveva detta. Avrebbero dovuto chiederle se era felice e lei si sarebbe sentita orgogliosa della sua famiglia. Invece si sono arrabbiati. E tanto. E non per qualcosa che ha fatto, ma per come è. E come si è, non si decide. Si è. E basta. Lei non ha nessuna colpa. Sono arrabbiati per come sono. E io sono così. Non ho scelto di essere lesbica, come non ho scelto di avere i capelli rossi o le gambe sottili, come non si sceglie di essere allergici al latte. Ma nessuno si arrabbia con un bambino perché è allergico al latte. Nessuno. Uno dei temi del libro è proprio questo, no? Sembra che essere omosessuali sia una malattia, no? Una patologia strana. E questo è il versante di Francesca. Nel versante di Giulia c'è la madre che quando viene sapere le tendenze della figlia, le fa una storia sulla cura ormonale che la ragazza ha fatto all'elementare. Quindi quasi fosse proprio una malattia, qualcosa di patologico. Secondo te come mai è percepito in questa maniera? Ecco, questo tra l'altro è una delle cose che mi ha raccontato una delle ragazze con cui, quella sera in cui abbiamo mangiato la pizza, questa cosa della cura ormonale di quando era piccola, che diventava per la madre l'unica via d'uscita probabilmente, no? Per dare la colpa a qualcuno o a qualcosa. E io credo che questa difficoltà a capire, perché in realtà no, cioè sarebbe tutto semplice, noi complichiamo le cose. E complichiamo le cose perché? Perché siamo cresciuti siamo cresciuti ingabbiati con dei modelli di omosessualità abbastanza esasperati e fuori da quello che è invece il comune essere omosessuali. Se noi pensiamo agli omosessuali che vediamo alla televisione, sono omosessuali o sono caricature
o hanno una sessualità esibita all'eccesso, o sono comunque persone che non sono poi le persone con cui condividiamo tutti i giorni, non sono i nostri vicini di condominio o il nostro insegnante d'italiano, no? Cioè sono sempre personaggi. E quindi noi cresciamo con quest'idea che ci sia qualcosa di esasperato. Poi purtroppo sentiamo anche in questi giorni, no? Sentiamo parlare di omosessualità contro qualcosa, contro natura, questi termini, no? Arbitrari. Sentiamo parlare di diritti da riconoscere a delle persone come se fossero una categoria, no? Una sorta di panda protetti in un parco, ecco, cioè tutte cose che sembrano paradossali, perché stiamo parlando di persone, di esseri umani. Cioè se io penso che qualcuno debba indagare su chi io mi innamoro, con chi mi piace fare l'amore, perché, per come, pensare di doverti in qualche modo giustificare, no? Nelle tue scelte, nei tuoi sentimenti, io credo che sia veramente una fatica enorme da sopportare. È una cosa che mi farebbe arrabbiare tutti i giorni tantissimo. Quindi se noi non vediamo che cos'è l'omosessualità per davvero, e che è esattamente come l'eterosessualità, un modo di, no? Un momento di, un modo di innamorarsi, vivere sentimenti e relazioni, continueremo a avere dell'omosessualità l'idea che sia qualcosa di speciale, qualcosa di fuori al di fuori di noi, no? Del nostro essere semplicemente delle persone. Che vivono, lavorano, mangiano, devono dormire, si innamorano, sono amici, non sono più amici, eccetera, eccetera. Quindi è questa complicanza continua a farsi spazio, perché? Perché anche la televisione, sentiamo le dichiarazioni di quattro politici disperati che cercano consensi e vanno soltanto a soffiare e a istigare l'integralismo, perché ricordiamoci che qualsiasi forma di integralismo nei momenti di crisi sociale non può che amplificarsi, perché è una certezza, no, sulla quale appoggiarsi. Quindi nei momenti di crisi possono solo aumentare tutte le forme di violenza. L'omofobia è una forma di violenza, ma è anche una forma di paura. Perché? Perché appunto non vediamo quello che l'omosessualità è. E quindi se noi cominciassimo a vedere film dove i protagonisti sono omosessuali, a leggere libri dove sono omosessuali, a condividere l'omosessualità con gli altri come ci relazioniamo in qualsiasi altra modalità, ecco, piano piano questa riserva pan, no, si integrerebbe molto più facilmente. Se io penso, un mese fa avevo a cena due amiche lesbiche e abbiamo fatto una cenetta a quattro romantica a casa mia con gli lumini e le candele. E loro erano due lesbiche e io e mio marito eravamo una coppia etero, ma era una cenetta a quattro tra due coppie. Ecco, se queste cose cominciassero a uscire dai privati, dai circoli ristretti di amici, tutto sarebbe naturale. Credo che nelle grandi città quel po' di anonimato in più aiuti molto a potersi permettere un bacio al ristorante, un'affettuosità in università, rispetto a un luogo piccolo dove il fatto che tutti ti conoscono e quindi inizi il tam tam, no, di bla 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 che conosciamo tutti, ecco, in città probabilmente si fa meno fatica, perché quel po' di anonimato ti aiuta a sentirti un pochino più libero di respirare, e avendo la possibilità di respirare, ecco che tu girando per strada, io vedo a Milano, incontri persone per mano, incontri persone al ristorante che capisci benissimo sono delle coppie. E quindi questo ti abitui, perché purtroppo noi cresciamo e i modelli che sono le cose che vediamo tutti i giorni. Quindi bisognerebbe cominciare anche dai libricini per le scuole materne a creare dei modelli diversi di realizzazione sentimentale. Sì, poi l'uso dell'aggettivo che dicevi, no, naturale, no? Non è naturale o è contro natura. Sarebbe tutto da analizzare, perché se tu guardi in natura molte delle specie animali sono omosessuali o sono addirittura ermafrodite, quindi come appunto sono poligamiche, la monogamia è una cosa che abbiamo inventato noi, quindi quando si ricorre alla natura è sempre un po' rischioso, no? Perché rischi di contraddire quello che hai appena affermato.
come quando usi il concetto di normalità, no? Quando si dice non sei normale o sei anormale. Tu hai riportato una frase bellissima di Franco Basaglia, uno che di normalità e anormalità forse se ne intendeva, che dice che da vicino nessuno è normale. Probabilmente è così, no? Ognuno di noi pensa di essere normale perché ha sé come parametro, però magari se lo osserviamo con un microscopio forse non è esattamente così, insomma, per gli altri. Certo, la normalità è l'abitudine, ma l'abitudine è la cultura che ci fa l'abitudine. Per chi non ha letto il libro, penso possa essere utile raccontare l'incipit, perché è molto travolgente, molto scalpitante. Tutto parte da una foto vista un giorno per caso su Facebook. Vuoi raccontarci come nasce, cioè gli albori di questo amore che poi sboccerà? Sì, le ragazze sono in Facebook. Francesca è piccola, ha 15 anni, e così da quando è bambina si innamora della sua compagna di banco, si innamora della professoressa, si innamora dell'amica con cui in montagna vanno a sciare con i genitori, però quando sei bambina non ti definisci lesbica, ti innamori, vivi gli innamoramenti, non sai bene che cosa siano, però sai che a differenza dei tuoi compagni di scuola non sogni un principe azzurro. Quindi in realtà non hai un sogno, perché essendo mono, essendo unidirezionale, no? L'idea del principe azzurro nelle favole, Francesca non ha un sogno da realizzare. E un giorno capita che in rete vada a spiare una pagina Facebook con scritto lesbica in maiuscolo, perché chiaramente la curiosità, noi vediamo oggi la rete che aiuta tantissimo ad uscire dalla solitudine, no? Rispetto a quello che poteva essere lesbica 15 anni, 30 anni fa. E quindi in rete, da sola, in camera sua, va a spiare un po' questi altri spazi, questi altri mondi di cui comincia a sentir parlare. E in questa pagina viene folgorata da una foto profilo, e quindi questi occhi grandi la chiamano e lei clicca e arriva questo ciao, e da lì poi la storia andrà avanti. Però credo che a volte le cose possano capitare davvero così. Poi la cosa bella è che il batticuore parte esattamente come partirebbe in una storia fra un ragazzo e una ragazza, cioè a quell'età lì funziona uguale. Quindi, a tutte le età, penso. A tutte le età, sì. Quindi il parallelismo è interessante, cioè il fatto che non è cercato di non ghettizzare questa storia raccontandola proprio come se i protagonisti fossero un ragazzino, un ragazzo e una ragazza. Forse per rimarcare il fatto che ma perché non c'è nessuna l'amore differenza, è unisex, cioè non ha... Non c'è nessuna differenza, infatti ci sono dei passaggi che potrebbero benissimo essere... ...particolarmente amato da Francesca, quindi sono figure femminili forti, però i maschi fanno veramente una pessima figura. No, non fanno una pessima figura, infatti alla fine poi è il padre che alza quel pollice, e per me quel momento lì è un momento fortissimo, perché ci vuole coraggio e forza a cambiare idea, e lui lo fa. E per me invece in quell'alzata di pollice c'è proprio una grande ammirazione per quest'uomo, perché è facile quando non hai paura, è facile quando sei tranquillo esserci, ma riuscire per carità in un percorso lungo, però a fare dei cambiamenti così grandi come fa quest'uomo, tanto di cappello. Quindi in realtà io ho voluto ammirare questo uomo, alla fine ho dato a lui questo ruolo finale, forte. Invece ho preso spunto per questo atteggiamento iniziale da una cosa che mi aveva raccontato invece proprio una delle ragazze, perché mi aveva scioccato, allora ho voluto metterla nel libro proprio come me l'aveva raccontata lei e com'è. E tu dici, sembra rimbambito, però è successo così,
mi è stata raccontata, io mi ricordo che dopo quella pizza sono tornata a casa in macchina, avevo un'ora di strada, e l'idea di questo padre, forte, importante, no, per questa ragazza, l'idea di questo padre che mi dice, lei ricordava, che di fronte a questa notizia l'unica cosa che riesce a fare è scappare, e lei lo sente piangere. Ecco, a me questa cosa aveva fatto malissimo, e io allora ho voluto raccontarla proprio perché dà proprio il senso di tutto il dolore che può provare una figlia di fronte a una reazione così forte. Mentre la madre è più mite nel suo essere comunque, ecco, una reazione forte che però mi ha fatto venire in mente tante, purtroppo, tanti episodi non legati all'omosessualità, ma in cui ho visto uomini scappare da una difficoltà improvvisa. Cioè, nella mia vita ho visto tante volte gli uomini impreparati. Credo più gli uomini delle generazioni nostre, perché uomini più uomini cresciuti trattenendo la loro parte emotiva, ingabbiati in questi modelli di virilità, di realizzazione all'esterno delle relazioni di intimità, no? E quindi credo che in questo i ragazzi oggi, delle generazioni più giovani, ma anche i trentenni, siano molto più liberi, molto più aperti, e quindi se tu sei abituato ad esternare le tue emozioni, se non ti vergogni al cinema se ti viene da piangere, se sei più abituato a viverti anche intimamente le relazioni con i figli, con i tuoi familiari, in senso proprio intimo, cosa che i nostri coetanei, i nostri padri ancor meno, si sono negati, ecco, credo che sicuramente possono essere più preparati, più spontanei e più presenti. Gli uomini di una certa età, come questo padre, secondo me sono in molti, purtroppo a volte non sanno fare di meglio che scappare, che rifugiarsi nel lavoro e lasciare alla madre il compito di sistemare le cose. Credo che questa sia una realtà oggettiva, purtroppo ancora molto viva in tutto il nostro paese, nord, sud, provincia, città, paesino, borgo. Sì, stupisce più che altro perché questo sembra un uomo di cultura, no? Quindi una persona che dovrebbe essere avulsa da pregiudizi. Questo è uno stereotipo, purtroppo. Beh, oddio, stereotipo, se una persona è acculturata, è un intellettuale, diciamo così, dovrebbe avere una visione del mondo un pochino più aperta, no? Ma non è un intellettuale, è una persona laureata, con una bella professione, però non è un intellettuale, e quindi è una persona che fa il suo lavoro, lo fa bene, che ha fatto i suoi studi, ma questo non basta, perché noi vediamo in tantissimi altri esempi potremmo fare, purtroppo c'è una trasversalità sulle difficoltà culturali e anche sull'omofobia che raccoglie tutti, insomma. È un grande pentolone, ci stiamo tutti. Ecco, allora, visto questa domanda l'ho cannata, ne provo con un'altra. Ed è questa. Mi sembra che questo libro racconti sì una storia d'amore tra due ragazze che hanno anche problemi logistici perché sono molto lontane, sono minorenni e quindi comunque devono ubbidire i genitori, ma sì anche un'altra storia d'amore, quella fra Francesca e la sua famiglia, nel senso che parallelamente al desiderio di trovarsi, di vedersi con Giulia, cosa che riesce a fare magari di nascosto al mare o fuggendo a Milano così per degli sprazzi di felicità, ci sia anche fondamentalmente questo rapporto con la famiglia, cioè lei si sente respinta dalla famiglia, quindi vuole ricostituire quel rapporto di fiducia, di amore con la sua famiglia, di cui fa finta di fregarsi in un certo momento. Lei diceva, vabbè, insomma, anche se i miei non vogliono, se ne frego, il mio amore. Però in realtà, alla fine, quando appunto c'è un'apertura di credito da parte della famiglia, lei dice, mi sento finalmente me stessa, no? Sono tornata completa. Può essere una chiave di lettura del libro questa, quindi una doppia storia d'amore, una lesbica e una di legame con la propria famiglia, perché si vuole essere accettati alla fine dalle persone a cui si vuole bene.
Certo, e proprio è una storia d'amore familiare, proprio che va al di là dell'omosessualità sicuramente, perché in questo caso c'è il fatto che Francesca sia lesbica, però ci possono essere tantissimi altri motivi per cui una famiglia perde l'equilibrio a un certo punto. E quindi io credo che sempre nella famiglia spesso anche i genitori crescano attraverso i figli. A volte anche le difficoltà con i figli sono un'occasione di crescita, di cambiamento, che vale sempre per gli adulti, e dal punto di vista dei ragazzi sia molto più importante di quel che a volte si dice con i chi se ne frega, sentire che la famiglia rimane il tuo nido, il tuo posto accogliente, no? Perché in realtà in fondo la famiglia dovrebbe essere quel luogo dove delle persone si amano e si sostengono a vicenda, no? Il posto dove tu sai che hai sempre qualcuno che ti sostiene. La cosa più difficile a volte per i genitori, io sono mamma, è quella di dire sì, ti prendo tra le braccia perché voglio che tu prenda il volo, no? Voglio accompagnarti nel tuo volo, ma la difficoltà è lasciar scegliere ognuno il proprio cielo, no? E quindi in questo senso credo che sì, nel libro quello che esce sia un grande desiderio reciproco di ritrovarsi, che c'è per esempio in quella passeggiata in montagna. Io credo che alla fine sì, valgano un po' come mi è stato detto a Roma venerdì, che è un libro sull'amore tra le persone, quindi anche non solo tra figli e genitori e genitori, ma è un libro sull'amore tra le persone, credo di sì, perché alla fine io sono certa che in tutte le cose, in tutte le difficoltà che noi affrontiamo tutti i giorni, lasciar prevalere con semplicità i sentimenti ci renderebbe veramente la vita più facile in tantissime cose. Noi ci stiamo un po' disabituando a riportare la priorità sulle relazioni sentimentali, e quindi a volte complichiamo cose che sarebbero molto più semplici. Se ritornassimo un pochino più naif, le cose sarebbero molto più facili. Dice due parole di introduzione. Sì, esatto. Se ci vuole un po' di sesso adesso, perché sennò stiamo un po' raffreddando. E quindi... Qui siamo a Jesolo. Allora, Francesca, racconta di baci piccoli e baci grandi e dita che penetrano sempre più forte, e odori e sapori e corpi attorcigliati e pensieri che volteggiano tra i sensi, e non capisci più che succede, e l'unica cosa che vuoi è non smettere. I rumori improvvisi e corpi immobili con il cuore che esce dal petto, e poi di risate soffocate in un piccolo rifugio in cui potresti sopravvivere senza acqua né cibo. Alessia, ascolta con occhi sgranati quel racconto di felicità e pensa che lei, così intensamente, non ha mai amato. L'autobus che le porterà a Bassano passa loro accanto imponente, curva repentinamente, e si ferma a pochi metri. Grazie Anna. Invece questo pezzetto che legge ora è un momento in cui Francesca fa un altro passo grande e impone alla sua famiglia se stessa. C'è un silenzio greve in casa. Prende un pennarello dallo studio della madre, uno di quei pennarelli spessi e indelebili come certi dolori. Torna in camera e sale in piedi sul letto. La presa
È forte. Il pennarello sembra incidere la parete, lasciare un segno, un solco che resti bene impresso non solo nel muro. È una writer adesso, Francesca, furibonda e spregiudicata. Io sono lesbica. Lo scrive in tutte le direzioni, con lettere grandi e lettere piccole, girando intorno ai poster di High School Musical e di Hello Kitty, fino a che la parete non sembra il muro di una stazione di periferia. Scende dal letto per ammirare meglio il suo capolavoro. Visto che siamo in coming out, non posso esimermi da una domanda a te personale. Cioè, se tu hai mai avuto esperienze lesbo, magari in gioventù o in età avanzata, o sei desiderato averne? No, non ho desiderato, non ho avuto esperienze e non ho avuto desideri omosessuali. Qualche volta nelle fantasie ci sono delle donne e non è spiacevole. Quindi non so se questo abbia un significato o meno. Scrivendo il libro, mi sono però, un giorno proprio stavo scrivendo per ore, e mi sono fermata e mi è tornato in mente quando da bambina, vi ricordate Sandokan e Lady Marianna? Ecco, io avevo ancora il libro da qualche parte, avevo il poster di Sandokan e di Lady Marianna, e io ricordo che contemplavo questo volto di lei, avevo il libro e io ero infatuata di lei perché ne ammiravo la bellezza, gli occhi, che ancora me la ricordo, mi ricordo molto di più il volto di lei che di lui. Ecco, quando scrivendo il libro mi è venuto in mente che quello somigliava a un innamoramento probabilmente, ma credo che alla nostra età, cioè chi ha la mia età, la nostra età, forse ha vissuto degli innamoramenti senza dare a loro questo nome, probabilmente perché ci sono poi momenti, immagino, della crescita in cui ci si innamora di uomini, di donne, di coetanei, di coetanee, e la cosa difficile a volte è proprio dare un nome all'amore, e io credo che allora mi fossi proprio innamorata, solo che il problema è tante volte che non è contemplabile qualcosa che vada al di là del principe azzurro in arrivo, e quindi magari non riconosciamo degli innamoramenti. Se io penso, come ho spiegato a mio figlio quando era in seconda elementare, l'omosessualità, credo che se noi facessimo, la spiegassimo così semplicemente, ecco, ritrovandosi poi a 11, 12, 13 anni ad innamorarsi di un compagno invece che di una compagna, i ragazzini sarebbero molto più tranquilli e sereni nel poter poi esprimere i loro desideri. Io mi ricordo che è venuto a casa mio bimbo e dicendomi, ancora con lo zaino in spalle, mamma, Giovanni mi ha detto che sono gay, ma cosa vuol dire gay? E allora io gli ho spiegato, guarda, gay è quando un ragazzo si innamora di un ragazzo, lesbica è quando una ragazza si innamora di una ragazza, etero è quando succede come mamma e papà, che ci si innamora un maschio e una femmina. Gli avevo già spiegato cos'era la transessualità un po' prima per un film, eccetera. Quindi, però, l'hai traumatizzato poi? No, no. A 10 anni sapeva tutto. No, però. Ma con semplicità. Cioè, e quindi quel giorno ho semplificato così, insomma, in tre possibilità. Perché sicuramente gay era stato detto a modo insulto, no, tra bambini. E però gli ho detto, guarda, tu via Giovanni, che siete ancora piccoli per saperlo, perché lo scoprirete alle medie. Ho semplificato, ho detto, quando andrete in prima media, alle medie ti comincia a battere il cuore e scopri che cos'è l'amore. E allora, se vi batterà il cuore per una ragazza sarete etero, se vi batterà per un ragazzo sarete gay. Però via Giovanni, che adesso è troppo presto e non lo potete sapere, diglielo domani perché magari lui queste cose non le sa. E la cosa è finita lì. Ecco, se noi raccontassimo ai bambini e alle bambine le cose con semplicità, forse poi non avrebbero tutte le difficoltà che hanno avuto Giulia e Francesca nel riconoscersi, nel dirsi io chi sono.
e arrivare a scrivere io sono lesbica sul muro con quella rabbia, quella ribellione che porta con sé anche un grande dolore, no? Quindi ripeto, con semplicità io sono lesbica, si può dire, e credo che nel libro esca fuori proprio il fatto che alla fine i ragazzi e le ragazze, così come abbiamo sempre fatto tutti, quando si parla di sentimenti, quello che vogliono fare lo fanno, insomma, l'amore vince sempre, quindi è inutile tentare di osteggiarlo mai. Il fatto di aver scritto... Prego. Il fatto di aver scritto questo libro, pensi che ti abbia aiutato per una evenienza futura in cui uno dei tuoi figli venisse da te dicendo mamma, mi sono innamorato di una ragazza, appunto, sei una figlia? Oppure cioè, no. È stato un percorso di consapevolezza anche per te, oppure tu eri già scafata? No, scafata, ma non sarebbe stato un problema. Cioè, in questo non credo di aver bisogno di aiuto, non ho mai avuto bisogno di aiuto, ecco. Non, no, in questo no, forse l'ho scritto proprio con serenità, proprio per questo. Sì. No, perché dicevi all'inizio appunto che un conto è essere liberali quando si parla della pelle degli altri, un conto è quando sei toccato direttamente, quindi magari subentrano altre dinamiche forse. Sì, ma questo quando hai delle paure tue su cui non vuoi riflettere, invece sì, sull'omosessualità io ho sempre avuto una grande tranquillità, forse perché ho spesso avuto amici e amiche omosessuali, quindi è una cosa che, sì, che fa parte delle mie relazioni. Una cosa che mi ha colpito sempre in questo libro è il ruolo della scuola, che è abbastanza assente, nel senso che a parte i rapporti di amicizia delle due ragazze che si confidano con le amiche e trovano più o meno solidarietà in loro, l'istituzione manca, cioè insegnanti che parlino di questi temi, non so, materie scolastiche che si soffermino su questi temi, non ci sono. È frutto della tua esperienza, tu giri molto le scuole a tenere lezioni, a fare corsi, è frutto della tua esperienza, quindi il fatto di aver visto che questi temi sono ancora, cioè restano fuori dalla scuola, cioè magari come dicevi tu, tra i giovani e i giovanissimi sono acquisiti, ma la scuola, non, per la scuola non esistono, cioè non Beh, qui vedo intanto che abbiamo delle eccezioni, no? Abbiamo i ragazzi e le ragazze con la maglietta di Basta il colore, ringrazio Ivan e la prof, e quindi facciamo un applauso anche a loro che sono qui. Grazie davvero. Perché il mondo si cambia a 20 anni, lo cambiate voi, non lo cambiamo noi, quindi l'impegno vostro è fondamentale. No, io credo, dalla mia esperienza, che nella scuola il problema grande sia l'ombrello, nel senso che ci sono prof meravigliosi e meravigliose che fanno cose splendide con i ragazzi e le ragazze, che riguardano l'omosessualità, che riguardano la violenza, che riguardano le relazioni, l'affettività, la contraccezione, cioè che affrontano temi che dovrebbero fare parte della didattica, perché sono materie di educazione. Il problema è che sono soli, sono spesso molto soli, portano avanti le loro iniziative con grande tenacia, con grande sforzo, a volte con grande resistenza di presidi, di colleghi, quindi si fanno un mezzo tanto, diciamolo, e spesso sono anche contestati dai genitori, quindi oltre a tutta la fatica, tutto l'impegno che ci mettono, impegno non pagato, impegno non riconosciuto nemmeno professionalmente, manca invece appunto, manca l'ombrello, manca un'organizzazione, manca una rivoluzione nei programmi, mancano finanziamenti per portare avanti i progetti, manca la buona volontà di chi fa politica e quindi dovrebbe poi in cascata distribuire cultura tra i ragazzi e le ragazze. Invece tutto rimane all'iniziativa personale di questo o quell'insegnante, che fanno sempre più fatica, e da questo punto di vista credo che bisognerebbe ritrovare anche un'alleanza
tra genitori e insegnanti, perché e dobbiamo fare un mea culpa noi cinquantenni, quarantenni, sessantenni, perché abbiamo siamo passati da quando eravamo bambini, in cui in paese contavano il dottore, il farmacista e la maestra, e siamo passati a togliere autorevolezza al corpo insegnante, alla classe degli insegnanti. Siamo sempre pronti a difendere i nostri figli e abbiamo tolto autorevolezza agli insegnanti, che si trovano anche i genitori a volte dall'altra parte, no? della barricata. Ecco, togliere le barricate e ricostruire un'alleanza genitori-figli, io credo che aiuterebbe gli insegnanti di buona volontà a portare avanti i loro progetti e le loro iniziative educative, perché non si tratta di idee così strampalate, sono progetti educativi lungimiranti. E aiuterebbe i genitori a crescere attraverso i figli, perché a me è successo in molte scuole di andare a parlare di argomenti importanti con i ragazzi e sentirmi chiedere poi dai ragazzi di fare incontri del genere con i genitori. Quindi vuol dire che i ragazzi si rendono subito conto, nel momento in cui diventano consapevoli di qualche cosa, che forse anche mamma e papà avrebbero bisogno di una rinfrescata su come va il mondo. Ecco, quindi credo che in questo senso sì, ritrovare quell'alleanza genitori e insegnanti porterebbe la scuola a poter pretendere qualche cosa di più che adesso manca. Vedo Marco Bernardi che si siede qui davanti, questo è sempre un bruttissimo segno, perché non so, ci viene a cazziare, non so cosa venga a fare. No, credo che voglia ricordarci una cosa, cioè che la parte finale di questo incontro sarà caratterizzata dalle domande e dalle riflessioni di una ragazza che è più o meno coetanea delle protagoniste del libro di Cristina. E si chiama Beatrice, quindi il nome me lo ricordo sicuramente per riferimenti letterari, quindi la invito a salire qui sul palco. Potete anche applaudirla anche lei. No, sei pure, magari non so se in palo qualcuno, stanno qua, non più di tanto. So che tu ti sei letta il libro, ti sei preparata alcune considerazioni, alcune riflessioni, e quindi questo è il tuo momento. Grazie. Dai, intanto volevo fare i complimenti per il libro e consigliarlo a tutti quelli che non l'hanno ancora fatto di leggerlo, perché ti invita a guardare questa realtà con un punto di vista diverso e in qualche modo più umano, a cui non siamo abituati. E al riguardo volevo parlare intanto del fatto della scuola, che io, arrivando da questa realtà, insomma, mi rendo conto che faccio liceo classico e si parla tanto dell'antichità, dell'epica, dove comunque l'amore omosessuale era visto come normalissimo, anzi fino ai 18 anni quasi obbligatorio in un certo senso nel processo di formazione di una persona, e appunto che basterebbe anche un incontro con donne come lei, o comunque sì, appunto questi incontri anche in un'assemblea con degli studenti, al posto di parlare delle solite tematiche, magari affrontare anche queste tematiche che non sono affrontate quotidianamente, insomma, quindi cercherò di parlare con i nostri rappresentanti di istituto se magari vuole venire a fare un incontro. E poi riguardo il libro volevo parlare soprattutto del tema della discriminazione, che è un tema, uno dei temi principali, insomma, almeno a me è apparso nel libro, e appunto questo atteggiamento discriminatorio che hanno inizialmente le sue amiche, perché comunque la prendono in giro, cercano un po' di escluderla inizialmente. Oppure appunto il padre in sé, che evita qualsiasi contatto inizialmente con lei. Se secondo lei, andando avanti con gli anni, questo atteggiamento sta un po' cambiando, se si è un po' più liberatori sotto questo punto di vista, o se invece sta solo regredendo? Io credo che ci sia un'eterogeneità. Io ho raccontato una storia, poi ci sono storie e relazioni che vanno, e amicizie che reagiscono in modo diverso. Ho sentito tanti racconti nella mia vita di episodi omofobici anche tra coetanei, purtroppo.
Per esempio, quando sono venuta un anno, un paio di anni fa, in una scuola di Bassano a parlare di violenza con l'altro libro, mi è capitato di sentire un intervento abbastanza omofobo da parte di un ragazzo e poi in quel contesto ne abbiamo parlato, abbiamo riflettuto poi insieme sulla sua posizione. E tra l'altro mi ricordo che al suo fianco c'era un suo compagno di classe nerissimo di pelle, cioè proprio nero, 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 nero. E allora gli avevo fatto il paragone sul fatto che quel suo compagno di classe oggi fosse qui, fosse lì con noi, mentre se fossimo stati nel Mississippi degli anni 50, quel ragazzo avrebbe potuto aspirare a fare l'ultrascarpe e avrebbe dovuto essere contento di diventare un ultrascarpe. Quindi gli avevo detto, vedi, poi nel Mississippi in 50 anni un po' di passi ne hanno fatti, adesso guardano al proprio passato con un sorriso quasi di compassione, no? E oggi hanno un presidente dalla pelle nera. E allora gli avevo detto, forse noi dovremmo non aspettare 50 anni per guardare al 2013 commiserandoci, ma fare uno sforzo per farli un po' prima questi passi avanti. Poi mi è successo e quindi il discorso era finito così. Poi quest'estate mi è capitato di incontrarlo casualmente qui a Bassano in compagnia della sua fidanzata, penso che lui fosse in quinta più o meno, quindi 19 anni. E allora ci incontriamo, scambiamo due parole e io mi ricordo di questa cosa forte che lui aveva detto sugli omosessuali e gli dico, guarda, sto scrivendo un libro, sai, su una storia omosessuale, mi ricordo che tu avevi fatto un intervento su questo. E la sua fidanzata, che mi vedeva per la prima volta, ha proprio detto distinto, sì, lui proprio non li sopporta. Che è una cosa terribile. Quindi, ecco, se io mi immagino questo ragazzo di 19 anni con dei compagni di classe omosessuale. Che tipo di amico può essere? Che tipo di relazione può avere? No? Quindi un'espressione davvero forte, di un muro, ecco un muro, io avevo visto un muro. E quindi credo che purtroppo dobbiamo fare i conti col fatto che ci sono anche tanti ragazzi molto giovani che ancora sull'omosessualità parlano con la bocca dei propri nonni, bisnonni, no? Con tutto questo mondo sconosciuto che ti fa soltanto paura e quindi ti fa soltanto alzare la barriera. Io non ho voluto proprio dividere gli adulti e i giovani nel libro, tra buoni e cattivi, tra evoluti e non evoluti, proprio perché è trasversale anche a livello generazionale. E io questa cosa l'ho respirata nelle scuole, l'ho respirata negli incontri, e dobbiamo dircelo, cioè è vero che i ragazzi e le ragazze oggi hanno, anche grazie alla rete, hanno la possibilità di uscire dalla propria cameretta, di confrontarsi col mondo e quindi hanno potenzialmente una grande possibilità di essere più aperti. Però è anche vero che ci sono realtà dove tu l'omofobia la respiri, cioè ti nutrono col biberon di omofobia e quindi ti ritrovi poi a 20 anni che sembri uscito da un film degli anni 20. Quindi su questo bisogna fare i conti e su questo la scuola può fare un lavoro enorme, ma già dalla scuola materna. So che ci sono dei progetti, c'è un libro molto bello che vi invito a comprare, per esempio, che si chiama Mi piace Spider-Man e allora, no? Ecco, che è un libricino un po' sugli stereotipi del maschile e del femminile per i bambini di 6 anni. Ecco, anche lì c'è un accenno, si va a trovare una coppia di genitori che è una coppia di due mamme. Io ieri sera ero a Milano con un'amica e sono due mamme con la loro bambina e non hanno, si sono fatte tanti problemi, hanno detto per l'inserimento all'asilo, poi sono arrivate all'asilo e problemi non ne hanno avuti. Quindi è tutto trasversale, e sono mie coetanee, quindi è tutto trasversale e dobbiamo dirci che appunto non esiste un problema di generazioni, non esiste un problema di nord-sud o più colti, meno colti. Cominciare dalla scuola appunto tra ragazzi e ragazze a parlarne, fare le assemblee guardando film, ci sono delle cose splendide, adesso sta girando un film
che si chiama Lei disse sì, ho conosciuto lunedì a Firenze le protagoniste, ed è la storia di queste due donne che hanno filmato il pre e il loro matrimonio fatto all'estero, no? Un matrimonio gioioso, un film gioioso sulla felicità possibile. Ecco, quindi cominciare anche nelle scuole, cominci tu a fare un'assemblea, vedersi un film, vedersi che c'è un altro mondo al di fuori è importantissimo, quindi sì. Forse questo, sì, quest'area di, in un certo senso, omofobia si respira anche in casa, magari partendo dal fatto che la televisione comunque non aiuta, perché vediamo sia i giovani, ma comunque soprattutto i nostri genitori, che comunque non vedono questa realtà in televisione, ma in televisione la vedono solo sotto il lato negativo, quindi magari questo aiuta anche a andare un po' contro questa realtà un po' diversa, insomma. E appunto, come vediamo nel libro, anche se appare che i genitori, per esempio, di Francesca siano aperti a queste cose, anche in televisione, quando vedono determinati servizi così, ne parlano in modo molto positivo, anzi rimproverano la sorella perché magari fa un commentino omofobo. E quindi sì, insomma, questi genitori che in realtà, al posto di aiutare la loro figlia, in un certo senso le vanno proprio contro. Sì, ma il nodo è tutto qui. Io ho voluto raccontare una storia d'amore e ho voluto approfondire la figura dei genitori proprio perché volevo che fosse un libro che avvicina. E mi pare di esserci riuscita dalle recensioni che ho letto, dalle emozioni che mi dicono abbia suscitato. E credo che proprio ci sia una bella storia d'amore. In fondo sia una bella storia d'amore e credo che sia forse ora che ricominciamo a raccontarci delle cose che funzionano, delle cose come scrivo, che c'è una felicità possibile. Per me questo termine era veramente importante perché stiamo parlando di persone, stiamo parlando di esseri umani, stiamo parlando di noi. Credo che forse lo sforzo che dovremmo fare sempre quando abbiamo a che fare con qualcuno è quello di metterci in contatto su quello che ci mette in relazione. Se io penso al mio modo di rapportarmi con le persone, più diverse tra loro, ma diversissime anche da me, per scelte sentimentali, sessuali, ideologiche, professionali, esistenziali, se io penso anche quando sono stata in carcere a parlare con gli stupratori, cioè nel momento in cui io incontro una persona, mi metto in contatto con quella persona attraverso quello che ho di simile a quella persona, di uguale a quella persona. Io nel libro non ho mai voluto usare la parola diversità, ma l'ho sostituita con la parola ugualità, proprio per quello, perché io entro in relazione con un altro essere umano attraverso che cosa? Attraverso quello in cui mi sento uguale a lui. E c'è sempre qualcosa in cui io mi sento vicina a un altro essere umano. Poi tutte le nostre differenze diventano il bagaglio che ci portiamo intorno, no? A volte ingombrante, a volte più pesante, a volte più comodo, a volte più scomodo, però è quello. E noi entriamo in relazione attraverso qualcosa che è l'ugualità, non la diversità. Poi le differenze stanno intorno. Ecco, noi credo che la bellezza poi, perché se si fa così si è anche più felici, si sta meglio, sia proprio quella di cominciare a rovesciare le parole, a riprenderci in mano parole più belle, come ugualità, come umanità, e facendo questo passaggio tutto il resto, tutte le difficoltà, tutte le paure, perché l'omofobia è una grande paura che fa vivere male chi è omofobo, ecco, si sgretolano da sé e tutto diventa più semplice. E alla fine l'ugualità dell'amore tra uomo e uomo, donna e donna, che è lo stesso che c'è tra donna e uomo, uomo e donna, insomma. Quindi anche questa è una delle morali maggiore alla fine del film, come del libro. E la ragazza che mi ha scritto ieri sera, alla fine mi ha scritto, spero, la frase era spero che
piano piano tante persone riescano a capire questo concetto che non c'è nulla di male nell'amare. Cioè, più facile di così. Beh, devo dire sì, Beatrice, voglio dire, no, Cristina, che quando parlavate di scuola, in realtà Beatrice rappresenta anche un pezzo di scuola che funziona, nel senso che quest'estate ha cominciato a fare uno stage alternanza lavoro in libreria e abbiamo deciso che una serata così potesse essere il finale di questo suo percorso e devo dire che, insomma, voglio dire, facciamo un applauso a questa ragazza io nel frattempo mi sposto verso il pubblico e lascio poi finire Alessandro, no? a chiudere questa serata. Io però una domanda volevo fartela, ma non so se in realtà è una domanda o una riflessione, però ne volevo parlare. E perché a un certo momento le protagoniste scelgono un locale e vanno in questo locale. Lo trovano in rete e il locale ha determinati parametri. Ecco, allora io mi chiedo... Il fatto di frequentare determinati locali che magari sono un po' più aperti rispetto agli altri, oppure sono, fammi passare il termine, specializzati. Ecco, preferisco chiamarli più aperti, però non c'è il rischio che ci si ghettizza sempre di più, che l'amore sia ghettizzato, che l'amore gay o l'amore lesbo sia ghettizzato in determinati locali piuttosto che essere aperto, non c'è questo rischio? Allora, beh, poi se c'è qualche omosessuale in sala magari ce lo spiega bene. Io, per quella che è la mia esperienza così in diretta, quello che mi dicono a volte rispetto al rischio di ghettizzarsi è questo, che quando tu vivi tutti i giorni quella sensazione di essere messo in un angolo, o che comunque uno sguardo giudicante da parte degli altri, quando ti trovi con qualcuno che non ti giudica, che ti capisce e che ti lascia respirare, viene da sé che ti senti rafforzato da quel gruppo, da quella comunità. E allora forse a volte quell'autoghettizzazione diventa un momento di difesa, l'unico momento in cui tu puoi sentirti te stesso fino in fondo, senza inibizioni, senza freni, senza controllare chi ti sta guardando, come ti stai comportando, cosa stai dicendo, cosa stai facendo. E io quando sono andata per scrivere quel capitolo, io non ero mai stata in un locale lesbico e dovevo andarci con una mia amica, poi metti d'accordo le date, poi dovevo andarci con un'altra, eccetera. Alla fine ho detto, vabbè, ci vado da me e sono andata con mia figlia e una sua amica che non è lesbica, ho detto andiamo noi. E mi sono fatta consigliare un locale a Milano e siamo andate e abbiamo fatto la serata in questo locale proprio perché volevo, per scrivere, volevo vivermi l'esperienza di persona. E io dico sempre che se mi tolgono di dosso uno stereotipo al giorno sono già contenta, no? Ecco, e sono entrata in questo locale immaginando, sempre per quello che ci arriva attraverso i media, eccetera, immaginando anche delle situazioni un po' magari più esasperate, anche di look, di abbigliamento, eccetera. Invece mi sembrava di essere fuori di scuola, voglio dire, in un qualsiasi locale, con jeans, scarpe da ginnastica, magliette e gente tranquilla che ballava, beveva, chiacchierava. Ecco. E quindi anche lì a volte ci arrivano queste immagini soltanto di quei locali particolarmente trasgressivi, ma che ci sono anche per etero, no? Però l'immaginario del locale omosessuale è sempre un posto dove si estremizza un po' anche, no? la propria sessualità. E invece mi sono trovata in un posto bello, accogliente, dove abbiamo, ecco, un episodio, questo episodio però è significativo,
perché stavamo ballando, abbiamo ballato un po', e a un certo punto mi si avvicina una ragazza con un bigliettino in mano. Io poi andavo avanti e indietro, perché mentre ero nel locale mi venivano le frasi per il libro. Quindi continuavo ad andare alla cassa, chiedere il foglietto di carta, una penna, scrivermi l'appunto e metti in tasca. Fino a che a un certo punto mi ha lasciato direttamente fuori il blocchetto e la penna, così non gli rompevo più le scatole. E quindi andavo avanti e indietro per la cassa per scrivermi cose che mi venivano in mente, emozioni che vivevo in quel momento. Sono vicino alla cassa, questa ragazza mi si avvicina e mi dà un bigliettino col suo nome, cognome e il numero di telefono, e mi dice, aveva evidentemente parlato con mia figlia e gli aveva detto sono qui con mia mamma, e mi dice, mi dà questo bigliettino e mi dice: per favore, mi piacerebbe rivedere sua figlia, può darle il mio numero di telefono? Ora, questa ragazza ha 28 anni. Allora voi immaginate se un ragazzo in un locale oggi, un ragazzo di 28 anni, verrebbe a chiedere a una mamma il permesso di dare il proprio numero di telefono a tua figlia. Cioè, ecco, a me questo atteggiamento così pudico, così delicato, timido, subito mi ha intenerito. Però poi, mentre ci ripensavo, mi ha dato un senso veramente di quanto tu ti senti sempre di dover chiedere il permesso per fare una cosa naturale, come esprimere semplicemente il desiderio di rivedere una ragazza. Perché questa ragazza aveva 28 anni, e 28 anni sono tanti per un gesto così. E quindi io vorrei che veramente noi tutti ci domandassimo nel nostro quotidiano quanto forse abbiamo a volte sorvolato su delle cose, eccetera, perché se c'è tutta questa sensazione di inadeguatezza in un gesto così semplice e naturale come questo, forse possiamo tutti fare qualche cosa perché una ragazza di 28 anni non senta di dover chiedere il permesso per una cosa così. Magari. Magari se tua figlia fosse stata da sola, forse l'avrebbe chiesto direttamente, magari il fatto della presenza materna, ha detto forse, faccio i passaggi gerarchici. Ma tu ti immagini un ragazzo che mi viene a chiedere... Un ragazzo chiederebbe il numero a te, penso. Giustamente. Grazie della vostra partecipazione, molto calorosa. Cristina comunque non scappa, quindi resta qui se avete curiosità, domande, e soprattutto ad autografare tutti i libri che voi vorrete comprare. E è un libro che merita, è un libro che io ho definito soffice perché è molto tenero, racconta vicende senza cadere nello scabroso, senza cadere nel banale, quindi resta sempre in bilico nel raccontare con delicatezza e con tenerezza la storia quotidiana. Grazie e buona serata. Thank you.